Allora, eccoci qua, ciao a tutti, buonasera, bentrovati. Spero che mi vediate e mi sentiate bene, se potete darmi anche un feedback in chat. Avete sentito che bel fischietto? Prega, sì, notare la, per l'occasione, la meravigliosa maglietta appositamente per voi, proprio per far vedere che siamo sul focus, siamo sul pezzo, ok? Ma dai, stiamo scherzando. Allora, veramente, se intanto qualcuno vuole scrivere in chat se si vede e se si sente bene, così partiamo, andremo a vedere un po' di titoli azionari su Wall Street. E chiaramente, se ci sono domande in chat, Martino Marvin dice non si vede, diciamo che si dovrebbe vedere semplicemente ancora il titolo, tra virgolette, Martino, con la foto creata ad hoc, tratta dal film, per ora ancora non sto facendo vedere i grafici. Quindi ecco, se mi potete semplicemente dare conferma che leggete le azioni calde di Wall Street e vedete la foto di DiCaprio e la mia. Io sono quello a destra, lo vorrei specificare, non vorrei che magari vi confondeste, no? Io sono quello a destra, che quello con la cravatta reggimentale è DiCaprio, io sono quello a destra, quindi proprio per evitare che ci si possa confondere, ok? Allora. Direi che sono 18.03, faremo, si sente e si vede, buonasera Alberto, grazie, faremo un po' di analisi tecnica soprattutto su azioni di Wall Street, vedremo, buonasera Daniele, grandissimo, un abbraccio, buonasera, e poi vorrei dare un'occhiata alla fine anche al Silver perché ha una situazione secondo me molto interessante di analisi tecnica. Sul grafico daily, ok? Allora, partiamo con alcuni titoli azionari e il primo che andiamo a vedere Gilead Sciences, titolo farmaceutico assolutamente importante, vediamo che ha fatto un chiedo scusa perché ho un dubbio. Sì, ok, ha fatto un gap down importante, probabilmente con l'uscita della trimestrale, ma andiamo a identificare un'area davvero interessante di intervento. Questo è un titolo che nel tempo ha avuto un movimento rialzista importante e che aveva preso i massimi a $90 nel 2015. Adesso era di nuovo tornato molto vicino, facendogli $87 circa, e il gap down ha dato chiaramente un forte impulso ribassista veramente importante. Vediamo che ha fatto meno 10% nel giorno del gap down, e quindi l'idea è che al di là di questo classico movimento di consolidamento per cui magari c'è chi compra perché adesso è sceso tanto, però secondo me un gap, e non solo secondo me, è comunque un segnale importante per cui l'apertura di questa giornata era stata a $80 e aveva chiuso a 78,40 e adesso è a 79,50, quindi
credo che il mercato lo ha mollato e quindi potrebbe scendere ancora un po' di più. E ovviamente un'area degna di nota è l'area dei 72 dollari, è un'area di lungo periodo che ci interessa, ok? Questo è un titolo importantissimo, uno dei più grandi gruppi farmaceutici proprio del settore al mondo, e quindi ovviamente noi abbiamo fatto un trade, insomma, chi mi sopporta da molto tempo lo sa, era il periodo in cui era un'estate, insomma, nella quale io ero addirittura in California, e ricordo che quindi avevamo questo titolo aperto, abbiamo fatto un bel profitto. Comunque, per farla breve, il trend di fondo è senza alcun dubbio un trend chiaramente e saldamente rialzista, no, non si discute, e un ritorno a 72 dollari secondo me è una eccellente occasione di acquisto. Quindi il primo titolo che sicuramente vado a mettere in watchlist è proprio Gilead Chance, il ticker GILD, Genova Italia Livorno Domodossola. Altro titolo, e anche questo l'avevamo tradato un po' di tempo fa, prendendo ben poco profitto rispetto a tutto il movimento che poi invece aveva creato, è Intel. Ora, Intel cosa è accaduto? Era arrivato su questo triplo minimo ai 25 dollari, e si era formata questa area di accumulazione tra i 25 e i 30, ok? Vediamo chiaramente, poi il titolo riparte, e quello che è il livello fondamentale sono i 38 dollari, quest'area qui che vediamo in maniera molto molto chiara è l'area proprio che nel lungo periodo ci va a dire: attenzione, il trend adesso è diventato rialzista, perché anche Intel ha avuto una lunga fase di debolezza da questo doppio massimo a 62 dollari, era arrivata a 24, quindi aveva perso oltre il 50%. Chiaramente adesso io non sto a dire il discorso dell'intelligenza artificiale, perché praticamente dovremmo allora comprare Intel, Google, Microsoft, Nvidia, Apple, cioè non possiamo ragionare dicendo questo titolo lo compriamo per il discorso dell'intelligenza artificiale, li dovremmo comprare quasi tutti ormai, quelli che sono tech, intendo dire. Quindi lo ragioniamo Intel semplicemente come analisi tecnica. E l'analisi tecnica adesso ci dice, lo possiamo anche allungare quest'area, ci dice: attenzione, il titolo è ripartito, e se ci va a fare questo movimento, quindi dovesse tornare ai 39 dollari, diventa assolutamente interessante, perché quello che si verifica è che adesso siamo dentro a quest'area, quindi è diventata in sostanza l'area importante tutta questa. Adesso siamo sopra i 39, e quindi tutta quest'area rotta di resistenza adesso è un'area supportiva assolutamente fondamentale. Quindi personalmente vado a mettere l'alert su Intel Corporation a 39, e ovviamente ci può arrivare, perché siamo a 43, titoli del genere sono super volatili, per cui andremmo a prendere un bel titolo che stava a 62, lo andiamo a pagare 39. Intel lo sappiamo tutti, insomma, non è una penny stock, quindi è un'occasione buona secondo me d'ingresso, per cui dopo Gilead, Intel in ottica long assolutamente. E passiamo a un titolo di tutt'altro settore, anche qui un titolo che sono certo conosciamo tutti: Starbucks Corporation, quindi settore soft drink, caffè, quindi un settore tra virgolette difensivo, anche se chiaramente sono negozi tra virgolette di lusso nel loro settore, nel senso che vai da Starbucks sei sicuro che stai comodo, puoi lavorare a un buon caffè, non eccezionale, hai il bagno sempre pulito, quindi è un negozio dove la gente ama sostare, e quindi è chiaramente un po' più caro, paghi la qualità, ma soprattutto la qualità dell'ambiente, ok?
Starbucks quindi è tendenzialmente comunque un titolo difensivo perché è un anticiclico, sia anche nei periodi nei quali si hanno congiunture economiche non favorevoli, però queste sono situazioni alle quali tendenzialmente chi è cliente non rinuncia, quindi va comunque a prendersi il caffè, a stare lì, eccetera, eccetera. E stando là dentro poi spendi, questo è tendenzialmente quello che accade. Starbucks, ora vedremo due cose su Starbucks. La prima è che sta stornando in maniera molto chiara dai 107 dollari, adesso è arrivata in area 92 e credo sia già balzato all'occhio dei più, tra virgolette, esperti come area 90, che è molto molto vicina, sia un'area, vi dico sempre, di swing, ossia che allo stesso prezzo in alcuni casi è stata resistenza e in altri casi è stato invece supporto. Ecco, quindi quest'area secondo me è molto molto interessante. Per un altro motivo, anche di carattere di analisi fondamentale. Allora, vediamo comunque anche in questo modo come tutta l'area dei 90 sia un'area supportiva, perché entrare a 90, posizionare uno stop loss sotto 86 vuol dire proteggersi anche tramite questo supporto dinamico di lungo periodo. Ok, quindi non vado a dire in verità che c'è una doppia area supportiva, perché qui siamo a 90 e qui siamo a 86, quindi c'è molta differenza. Però quello che possiamo dire è sicuramente che si potrebbe entrare ai 90 vedendo che c'è questo triplo minimo qui, ok? Siamo abbastanza protetti anche per questa trend line dinamica. Quindi secondo me i 90 sono un'area dove si potrebbe comprare mettendo uno stop loss, diciamo a 84. E un primo target però hai 107, quindi io da 90 a 84 dove vado? Buonasera, ehi Alberto, buonasera grande. No, abbiamo iniziato da poco, Palantir non l'ho vista, ma sicuramente la possiamo vedere. Absolutely, absolutely. Allora, dicevo, posizionando il mio stop loss a 84, ok? È evidente una cosa, che entro a 90 il mio stop loss è questo, ok? E punto ai 107, quindi a fare questo doppio massimo qua. Beh, innanzitutto cosa mi comporta questo? Innanzitutto fare una trade a favore del trend primario che è rialzista, entrare su un'area supportiva e avere due supporti a protezione, quindi la base di tutta quest'area, e avere la trend line che mi supporta. E in più, posizionando uno stop loss qui a 84, ho il vantaggio di avere un rapporto tra rischio e rendimento quasi di 1 a 3. Ecco che quindi si può andare a impostare una trade molto tranquillamente anche su titoli difensivi. E vorrei poi far vedere una cosa, ok? Si potrebbe addirittura lavorare il titolo in ottica di portafoglio, perché qui siamo sul forecaster che molto spesso ormai utilizziamo. Vi metterò anche in descrizione il link con un codice per avere uno sconto per chi volesse provare l'abbonamento. Abbiamo ottenuto uno sconto grazie e ringrazio appunto gli amici di investire.biz. Qui abbiamo a parte una marea di dati, ma in generale su Starbucks cosa possiamo vedere? Innanzitutto che viene calcolato un prezzo fair value, quindi un valore intrinseco, un valore da dati di bilancio, utilizzando il valore economico aggiunto, utilizzando i parametri di Peter Lynch, il gestore più importante americano di fondi, e i parametri di Benjamin Graham.
la cui media di queste tre tipologie di conteggio per i dati fondamentali danno un valore medio di 161 dollari. In questo momento è invece a 92,80, quindi il titolo è, secondo i dati fondamentali, sicuramente sottovalutato. Quindi prenderlo a 90 probabilmente comunque ci mette in una condizione di avere un portafoglio, un titolo assolutamente importante, solidissimo, a un buon prezzo rispetto al suo valore probabile di bilancio. E poi vediamo uno dei pochi titoli che ha un punteggio 9 di Piotrowski. Allora, Piotrowski era un professore, parliamo di un professore scandinavo che ha inventato questo, questo indice. È difficile trovare su alcune, anzi, su alcune piattaforme non si trova, e in pochissimi anzi conoscono il punteggio di Piotrowski, per cui lui andava a prendere i più importanti dati di bilancio, vedendo se erano negativi gli dava un valore di 0, se erano positivi gli dava un valore di 1, quindi non so, il dividendo, l'indebitamento, l'utile prima delle tasse, la patrimonializzazione, eccetera, eccetera. E quindi in sostanza se prendeva 9 parametri e se su 9 noi avevamo, che ne so, due parametri negativi, che quindi a lui non piacevano, quei due parametri non davano alcun punteggio. E se gli altri 7 invece sono positivi, lui gli dava un punteggio di 7, ok? Quindi in questo caso noi abbiamo 9. Quindi vuol dire che tutti e 9 i parametri sono positivi. Qui è un titolo, infatti qui il forecaster ci dice, è un titolo da considerarsi strong, ok? Quindi, e vi garantisco che trovare un titolo con un punteggio Piotrowski di 9 è sicuramente non facile, ok? Quindi diciamo che tendenzialmente, secondo me, Starbucks, sia ad analisi tecnica, quindi come trading multi-day, e per chi fa magari trading di posizione o portafoglio, può essere assolutamente interessante al test dei 90 dollari. Vedremo poi come si comporta, perché fra 3 giorni abbiamo la trimestrale, quindi io lascerei uscire la trimestrale, poi vediamo se sta in area 90. Potrebbe essere assolutamente, scusate, assolutamente degno di nota. Allora, visto che Alberto, che ringrazio e saluto, gli mando un abbraccio, ho visto che hai letto, Alberto, il messaggio che ti ho scritto ieri, ho visto la risposta, quindi dovremo partire quanto prima, sfondare questo muro. Allora, Palantir Technologies. Ok, eccoci qua. Allora, qui siamo sul daily, e Palantir me l'ha chiesto Alberto, quindi io non l'avevo visto prima, non l'avevo preparato. Beh, direi che si stanno formando dei massimi decrescenti abbastanza evidenti. E abbiamo avuto anche l'ultima sessione di venerdì che c'è una candela di rifiuto del prezzo, quindi fa dei massimi e poi invece chiude sui minimi di giornata. Direi che adesso mi piacerebbe a questo punto provarla in area 14,50. Perché questo triplo minimo, insomma, ci regala la possibilità di tracciare questa trend line supportiva abbastanza evidente, e chiaramente un test dei 14,50 significa due cose, Alberto, significa due cose. Uno, che avremmo una confluenza di supporti, perché anche questo minimo qui, ok, diventa qui una doppia area supportiva. E in più avremmo probabilmente l'RSI in una zona di pervenduto. Quindi
14,50 secondo me è un ottimo livello in ottica buy per Palantir Technologies. Allora andiamo a vedere altri titoli che avevo preparato. Andiamo su Abvi ed eccoci qui. Questo invece è un titolo che in ottica di breve però mi sembra abbia tutte le carte in regola, tra virgolette, visto che parlo di sell, per cercare un sell, ossia quest'area di resistenza molto chiara. Qui c'è stata la più classica delle false rotture e poi abbiamo avuto un perfetto pattern engulfing bearish, ok? E subito dopo, come spesso accade, adesso eliminiamo questa che ci dà fastidio, e subito dopo, come spesso accade, il retest con due candele, quindi con 2 giornate, per 2 giornate il prezzo in sostanza non è riuscito a superare metà del corpo della candelona rossa. L'engulfing bearish è fatto molto bene perché tutto il range della candela rossa ingloba tutto il range della candela verde, quindi è completo, e poi il pullback a metà candela. Quindi la mia idea è che su Avvi si potrebbe cercare da subito il sell, posizionando uno stop loss 168,70, ok? E andando a cercare oggettivamente, secondo me in maniera abbastanza pulita, area 154 su questo minimo, massimo che ha fatto resistenza e ancora resistenza e poi rotture. Quindi, oppure perlomeno per chi vuole lavorare solo in ottica long il mercato, diciamo che avvia un titolo che ha adesso chiaramente un trend rialzista evidente di fondo pluriennale. Ebbene, non entrerei chiaramente adesso che abbiamo fatto i massimi e abbiamo fatto un pattern ribassista. Aspetterei comunque 154 eventualmente per andare in buy, altrimenti ripeto, chi fa il trading multi-day di breve, questo è un perfetto pattern engulfing bearish. Passiamo a un titolo petrolifero importante, Chevron, uno dei titoli preferiti da Warren Buffett. A proposito, trovate la seconda puntata della vita di Warren Buffett sempre sul canale YouTube. Beh, qui il prezzo è molto semplicemente ripartito. Questa era un'area che avevamo visto nei precedenti video. Direi che è un'area supportiva davvero importante e davvero chiara, ok? Su quest'area supportiva c'è, direi, ben poco da dire perché è proprio una doppia area supportiva, ok? Vediamo proprio il minimo e in più il minimo, questo qui che ci dà quest'area supportiva. Quindi questo va ovviamente lavorato solo in ottica buy, e la possibilità è solamente, secondo me, se va a cercare di fare un ritraccio. Perché questa prima resistenza a 154 e 50 è una resistenza che c'è, insomma, questo minimo, questo massimo ha retto. Allora, se io dovessi cercare il buy, dovrei comunque mettere uno stop loss sotto i 139, quindi sotto a questo doppio supporto, e quindi in sostanza lo cercherei solo ed esclusivamente se avessi un ritraccio fino ai 145. Ok, allora qui cerco di entrare long posizionando uno stop loss sotto ai 139, quindi assolutamente ottica buy per Chevron, ma non a mercato, solamente se torniamo ai 145 dollari. Tutta l'area supportiva è assolutamente chiarissima. Andiamo su Home Depot e anche qui ho già preparato il grafico. Direi che c'è un'area di intervento assolutamente molto molto pulita. Eccoci qui, movimento rialzista chiaro. Il prezzo, secondo me, alla fine andrà anche a cercare area 400 dollari, ok?
eccola qua. E chiaramente, se prima di andarla a cercare dovesse fare un pullback a 3,40, 3,38, per noi sarebbe un gran vantaggio, perché immaginiamo di vedere il prezzo tornare qui ai diciamo anche 340, ok? E diamo per buona tutta quest'area supportiva, che chiaramente prima era resistenza molto evidente, ok? Resistenza, 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 ok? Io cerco di farvi vedere anche titoli sui quali magari ci sono situazioni grafiche anche più semplici rispetto ad altri. Il fatto è che so benissimo che poi magari si va sempre a vedere la situazione su Tesla, su Apple, eccetera, eccetera. Quando magari sono dei titoli che possono avere un meno appeal, poi non so neanche il perché, ma che graficamente hanno delle situazioni molto più pulite. Quindi cerchiamo di prendere pian piano confidenza e di renderci conto che è opportuno anche andare a prendere profitto da titoli che magari possono sembrare meno così simpatici, ma invece sono importantissimi. Dicevo, immaginiamo di avere Home Depot che torna a 3,40, quindi immaginiamoci di aprire long qua, andando a posizionare a questo punto uno stop loss contenuto anche qui a 330, quindi non dico immediatamente sotto all'ingresso, gli do un po' di spazio a 300, diciamo anche ok, diamogli spazio 328, ok. Beh, guardate che razza di rapporto rischio rendimento abbiamo, ossia da 340 a 328 andiamo a rischiare 12 dollari per ogni possibile azione comprata. Abbiamo un rapporto praticamente di 1 a 4, se no quasi 1 a 5. Ecco che questa diventa una trade, secondo me, impostata tranquillamente a favore del trend primario e in un momento in cui il prezzo va a riprendere un'area supportiva fondamentale. Quindi assolutamente Home Depot la andiamo a mettere in watch list. Alberto ci chiede Bristol Myers Squibb anche con forecaster. Proviamo a dargli un'occhiata senza problema, ci mancherebbe. Allora, qui siamo intanto su Nike e allora Nike, altro titolo che ha pagato tantissimo, ok? E rendiamoci conto, quando noi parliamo di Wall Street, gli indici sono ai massimi perché ci sono quei 5, 6, 7, 8 titoli super capitalizzati che sono alti, ma Nike, che è un titolo che insomma direi che tutti conosciamo, da fine 2021 era 173 dollari, era arrivato a 81, quindi aveva perso il 50% e adesso è a 100 dollari, comunque è lontanissimo dai massimi, ok? Quindi è un titolo che possiamo provare a lavorare in ottica long se dovesse andare ancora a scendere un po', il che è possibilissimo perché guardate che gap che ha fatto, ok? Da 120 è andata a 110, in una sola giornata ha perso quasi il 12%, e quindi in teoria il trend che attualmente è ribassista potrebbe assolutamente proseguire. E quale livello potrebbe interessarci? Beh, qui abbiamo livello di intervento in ottica buy, direi goloso, se così si può dire, ok? Eccola qua. Trend line dinamica evidente, quindi se noi dovessimo arrivare ai 93 dollari, credo che sarebbe, ecco, questo è uno di quei trade che dice non è assolutamente semplice che adesso scenda fino a 93, e siamo d'accordo, però se scende fino a 93 diventa un trade fantastico, perché voi immaginate, siamo su questa trend line di lungo periodo, quindi il mercato riconosce di sicuro. Ci porterebbe l'RSI in ipervenduto e in più ci consentirebbe in maniera molto pulita di mettere uno stop loss sotto 88, ossia sotto, adesso ingrandisco un po', sotto a questo minimo. Quindi avremmo il supporto d'ingresso più un altro secondo supporto sotto 88, eccolo qua, che ci protegge. Quindi avremo due supporti a protezione del nostro stop loss. E chiaramente dopo aver fatto questa ipotetica
gamba di bassista, le possibilità di rialzo sono tante, per cui assolutamente Nike in watch list per il test di aria 93 dollari. Allora, Bristol Myers ci ha chiesto Alberto. Ok, Bristol Myers, eccola qui. Tanto proviamo a recuperarla anche col forecaster. Ripeto, chi vuole provare il forecaster troverà in descrizione sotto a questo video anche il codice per avere una scontistica, perché abbiamo ottenuto questa bella scontistica, e quindi ringrazio investire.biz. Allora, vediamo se la troviamo. Bristol Myers, eccola qui sul Nice, e ci siamo. Allora, partiamo di analisi tecnica. Beh, qui non mi sembra che ci sia tanto da dire. Ossia, questo 48 dollari devi provare a comprarla. Devi tu trader, non per forza tu, Alberto. Devi provare a comprarla eccoci qua, e questa è l'altra area di resistenza. Devi provare a comprarla o a 48 o sopra 53. In sostanza, qui si sta creando un'area di accumulazione, che è un'area di accumulazione interessante, perché un anno e 3 mesi fa Bristol Myers stava a 80 dollari e adesso sta a 49, quindi è un titolo comunque chiaramente conosciuto, importante, e vediamo che storno che ha fatto. E teniamo sempre presente che comunque il trend di fondo è rialzista. Ok, attenzione, che vorrei provare a tracciare questa trend line per vedere che ci dà. Caspita, no, questa è un'area supportiva importante. Allora sì, qui se andiamo a 48 il buy diciamo che va approvato. Onestamente, eccola qua, vedete, li vedo in diretta, no? Voi li scrivete, io li vedo, quindi quello che dico sempre è guardare, sì, ok, si va a fare uno zoom per vedere che succede adesso, siamo in questa gabbia, poi si torna un po' indietro, perché la parte bassa di quest'area di accumulazione in blu beh, è un'area supportiva di lungo periodo assolutamente interessante. Quindi in ottica di trading i 48 possono essere, secondo me, un bel buy. In ottica di portafoglio non mi fa impazzire, perché se andiamo a vedere il Piotrowski a 6, quindi ha 6 dei parametri su 9 buoni, quindi comunque un titolo che è stabile, quindi che non è soggetto probabilmente a fallimento, però in base ai dati di bilancio il titolo dovrebbe valere 57, adesso sta a 49, quindi è sottovalutato, ma non in maniera clamorosa. Vediamo che abbiamo fra 6 giorni gli earnings, quindi diciamo la trimestrale, e andiamo a vedere i rapporti. Ecco, questo è importante: il rapporto tra debito e patrimonio è alto. Cioè ha dei debiti abbastanza alti. Si dice che quando è fino a 0,50, qui è 1,17, fino a 0,50 è più che buono. Fino a 1 diciamo, è da tenere sotto controllo, sopra 1 è alto, cioè vuol dire che il totale dei debiti è 1,17 volte superiore al patrimonio, quindi è una società abbastanza indebitata. Quindi, secondo me, magari in ottica di portafoglio non mi fa impazzire, ma in ottica di trading, quindi andare a cercare un buon rimbalzo e stare dentro, ai 48, scusate, ai 48 dollari, credo che possa, e ci siamo vicini perché siamo a 49,70, ai 48 dollari può essere sicuramente molto interessante. Dopo Nike, dopo Bristol Myers, chiudiamo con Pfizer, e anche qui è un titolo che vediamo era a 57 dollari, adesso sta a 27, quindi un titolo che ha perso il 50%,
E mi piacerebbe davvero tanto che ci regalasse il doppio minimo a $25,50, $25,60, ok? Perché immaginiamo un doppio minimo su un titolo oggettivamente così importante, così lontano dai massimi, insomma. Qui il mercato fa la ripartenza, ok? E poi voglio vedere anche un attimo, datemi un secondo, voglio vedere anche un attimo i volumi, vediamo se riusciamo a vederli velocemente. E infatti, eccolo qua. Su questo minimo il mercato compra, punto. Ossia abbiamo avuto il gap down, quindi hanno venduto in tanti. Candela esaustiva e poi il mercato comincia a comprare. Ecco che quindi secondo me un rientro o anche un riavvicinamento anche ai $26 secondo me sono un bellissimo livello per tentare di comprare, posizionando uno stop anche abbastanza stretto, diciamo sotto $25, proprio per dare un po' di volatilità, per dare la classica spike tra virgolette infame, ok? Quindi assolutamente Pfizer totalmente in watch list con un alert a $26 perché credo sia, lo vediamo insomma qui è stata comprata il mercato a 26 probabilmente e lo capisco pure la giudica conveniente visto che un anno e qualche mese fa stava a 57, quindi oggi la paghi la metà, un titolo così importante. Allora intanto vi ringrazio, abbiamo fatto la nostra mezz'ora. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube perché così vi arriva la notifica quando facciamo una diretta e vi invito a vedere anche chiaramente gli altri video e, mentre sui social poi ci saranno i link per gli altri lavori del fine settimana. Ho già messo 8 azioni italiane analizzate sul nostro blog, quindi vi aspetto inizio settimana con i nuovi video, con la ripresa e attenzione soprattutto per chi è abbonato all'app perché lo invito ad andare a vedere nella sezione commento la comunicazione che ho inserito, è assolutamente importante, vi prego di dargli un'occhiata. Ok, allora appuntamento alla prossima live o al prossimo video, per quello vi dico di iscrivervi così vi arriva notifica. Un saluto a tutti, buon trading, ciao ragazzi, grazie.